Cari amici, care amiche, bentrovati. Oggi siamo in compagnia di Massimo Laporta, come anticipato qualche giorno fa, per presentare il sito internet www.massimolaporta.it. Massimo, bentrovato. Ciao Gianni, buongiorno a tutti. Massimo, allora siamo entusiasti di questo sito internet che ha portato via, insomma, un po' di tempo di lavoro a tutta la squadra, in particolare all'ingegnere Vito Ruocco. Sì, sicuramente il primo ringraziamento va fatto all'ingegnere Vito Rocco, ingegnere informatico che fa parte della nostra squadra già da tempo. Lui sarà candidato nella lista Agropole Oltre come tanti altri amici. Un sito internet all'avanguardia, direi. Sicuramente il nostro obiettivo è quello di promuovere la conoscenza del nostro programma tra i cittadini. È un sito dinamico, flessibile, aperto a qualsiasi idea che ci viene fatta dal cittadino. Bene, allora direi di andare subito a vedere insieme anche a chi ci segue sul nostro canale come è strutturato il sito internet www.massimolaporta.it. Eccolo qua. Come vedete nella home page, appena entriamo nel sito, incontriamo un bellissimo video che vede, eccolo lì, Massimo Laporta in cammino sul porto di Agropoli verso la destinazione Agropoli. Questo è il titolo del progetto. Come vedete ci sono anche una serie di parole che riguardano appunto i punti chiave di azione politica. Scendendo verso il basso troviamo i 5 punti di azione che sono custodire, valorizzare, conoscere, frequentare e vivere. Massimo, 5 punti di azione politica per la nuova Agropoli. 5 azioni fondamentali, ve le descrivo: custodire e prendersi cura della città, valorizzare e dare valore alle nostre risorse, conoscere e dare una nuova immagine alla nostra città con qualsiasi mezzo, di comunicazione, frequentare, dare la possibilità a tutti coloro che scelgono Agropoli per la prima volta di ritornarci sia per una breve che per un lungo soggiorno. Vivere è la sintesi delle nostre 5 azioni che ci porteranno verso destinazione Agropoli. 4 liste a supporto. Massimo, quali sono? Eccole lì, le vedete inquadrate. Sì, il progetto è un progetto che punta tutto sul civismo. Oggi sono con noi 4 liste civiche e sono la lista civica La Porta Sindaco, la lista civica Agropoli Oltre, la lista civica Agropoli Può e la lista civica Agropoli Giovani. Ecco, sei soddisfatto del raggruppamento che hai messo insieme? Insomma, sono tante 4 liste in virtù di una competizione che risulta essere abbastanza complicata, ecco. Sono contentissimo e nelle liste ci sono uomini e donne, in particolar modo giovani che noi vogliamo fortemente trattenerli nella nostra città, dando loro la possibilità di viverla e nello stesso momento di trovare un lavoro che gli dia la possibilità di mettere su una famiglia e vivere tranquillamente questa nostra bellissima città. Scorriamo ancora dunque il sito internet, troviamo subito dopo le 4 liste il grande, grande programma Destinazione Agropoli. Andiamo a cliccare sull'icona e appare la bellissima cartina di Agropoli, una vista dall'alto della nostra città con i 4 simboli. Eccola qui con Massimo Laporta, candidato a sindaco naturalmente, e il programma. Un programma che tocca effettivamente tutte le problematiche e i punti di azione nodali, insomma, della città di Agropoli. Vedete anche l'ospedale, soprattutto l'ospedale di Agropoli, Massimo.
Sì, sicuramente, come tutti noi sappiamo, la competenza dell'ente comunale non è una competenza diretta per la gestione della struttura ospedaliera, ma sicuramente il presidio è ubicato nella città di Agropoli e il sindaco della città di Agropoli, dove oggi è presente tra i cinque sindaci, nell'ASL Salerno, a decidere un po' la pianificazione di tutti quelli che sono i servizi sanitari che si sviluppano sull'intera provincia di Salerno è fondamentale. Il ruolo del sindaco di Agropoli deve incidere a far sì che tutte le strutture che sono insediate sul territorio provinciale abbiano un livello di altissima qualità. E noi ad Agropoli ci aspettiamo quel rispetto che merita la nostra comunità, ma l'intero territorio, che è un bacino che voglio ricordare di circa 70.000 abitanti nel periodo invernale, dove si triplica nel periodo estivo, ed è fondamentale che l'ospedale di Agropoli dia la tranquillità ai nostri cittadini, ma a tutti coloro che scelgono il Cilento, il nostro territorio, per vivere tranquillamente le proprie vacanze. Destinazione Agropoli sembra sia un progetto dedicato totalmente al turismo, no? Sicuramente per noi il turismo ad Agropoli si dovrà svolgere per 12 mesi all'anno. La nostra idea è quella di fare un turismo integrato. Ad Agropoli noi offriremo questa possibilità di far vivere la città dal mare, dalle bellezze naturalistiche, culturali e storiche, e con un'organizzazione che si svilupperà con degli eventi nazionali e internazionali nelle quattro stagioni dell'anno, ma in particolar modo noi abbiamo pensato di sviluppare un brand denominato i Weekend Agropolesi, dove si svilupperanno tutti i fine settimana degli eventi specifici. Bene, allora continuiamo a scorrere il programma, o meglio il sito internet, di Massimo Laporta e come vedete in basso abbiamo una freccettina, un'icona che ci permette di ritornare insomma in alto, nel menu e andiamo adesso a vedere nella storia. Nella sezione storia naturalmente troviamo, tutta la storia di Massimo Laporta con l'esperienza da imprenditore, l'esperienza di politica attiva, il progetto futuro appunto che vuole costruire per la città di Agropoli. Massimo, una storia alquanto, dinamica direi. Sicuramente la mia storia personale inizia grazie ai miei genitori che mi hanno subito inserito nel mondo delle loro attività produttive, in particolar modo quella del mondo delle costruzioni. Io, grazie a loro, ho avuto la possibilità di vivere delle emozioni uniche, perché veder costruire un qualcosa che si è pensato su carta e svilupparla poi con una squadra, costruirla giorno per giorno, mi ha dato modo di avere quella visione progettuale che poi si trasforma in qualcosa di concreto. E questo per me è un ringraziamento a vita che faccio ai miei genitori che mi hanno dato questa bellissima possibilità. Molto bene, andiamo avanti. Quindi, come dicevo, c'è sempre l'iconcina in basso a destra che vi permette di ritornare nel menu e andiamo nella sezione vita di Massimo Laporta con il suo manifesto iniziale, poi ce ne saranno di altri perché, come sapete, Massimo Laporta è molto attivo sui social, ma anche a livello pubblico con manifesti, televisioni, insomma, e quant'altro. Vita, lavoro, passioni. Massimo, posso chiederti qual è la tua passione? La mia passione è la politica. Io sin da ragazzo sono stato sempre presente tra le persone più grandi di me ad essere disponibile durante la campagna elettorale, ad essere presente in tutte le attività delle vecchie sezioni di partito, dove io ho avuto la fortuna di partecipare e di maturare quella passione che giorno per giorno vedevo crescere, e che poi mi ha portato ad essere attore negli ultimi 15 anni, dove sono stato candidato la prima volta nel 2018
nel 2007, perché precedentemente ero il segretario della Margherita, e proprio con la Margherita sono stato il primo eletto qui in città ad Agropoli con la vittoria del sindaco Franco Arfini. Bene, andiamo avanti. Allora, eccolo qui, sempre il sito. Andiamo nella sezione news. Troviamo le linee di intervento per quanto riguarda Destinazione Agropoli e poi tutti gli altri comunicati stampa che Massimo Laporta ha fatto e che quotidianamente fa nel suo programma di comunicazione. Come avete modo di vedere, c'è anche questo bello slogan, perché nessun marinaio raggiunge la meta del viaggio senza i suoi compagni. Partecipa, quindi qui c'è l'invito di Massimo Laporta a partecipare in questa azione politica che è sicuramente civica, Massimo, giusto? Sicuramente, e questa possibilità per il cittadino di partecipare non è soltanto nello specifico di partecipare alla squadra e al progetto, ma di darci idee concrete, suggerimenti, il loro personale contributo, le loro esperienze che possono arricchire, come dicevo prima, il nostro programma, perché il nostro programma non è statico, ma è un programma dinamico e flessibile. Bene, ecco qui adesso con la sezione progetti speciali entriamo in una sezione davvero molto molto interessante. Nel programma di Massimo Laporta sono previste le realizzazioni di cinque grandi opere, o meglio di cinque grandi poli: il polo innovativo tecnologico, come vedete dall'indice del mio mouse, il polo scolastico, il polo turismo sostenibile, il polo museale virtuale e la mobilità green. Andiamo a raccontare, Massimo, brevemente quella che è l'attuazione di ogni polo strutturale che tu hai pensato, ideato insieme alla tua squadra. Partiamo dal polo innovativo tecnologico. Sì, come raccontavi bene, i cinque progetti strategici sono il punto finale del nostro mandato. Se la città ci premierà e ci darà modo di governare insieme a tutta la squadra che metteremo in campo, il nostro obiettivo è quello di realizzare queste cinque grandi opere che sono interconnessi tra di loro, i quattro poli in particolar modo, e il quinto progetto è la mobilità green e attrarre aziende di settore che per noi diventa fondamentale affinché poi la struttura si possa autogestire. Mentre per quanto riguarda il polo scolastico, eccolo qui, ci siamo dentro. Questa città merita, nel momento che c'è la possibilità, e lo dicevo qualche settimana fa con gli amici della squadra che tutti i giorni ci confrontiamo, non è possibile ripresentare in città progetti nel recuperare l'attuale patrimonio scolastico. Dobbiamo pensare in grande, ci sono le risorse per farlo, noi dobbiamo dare ai nostri figli la possibilità di avere degli ambienti, dei laboratori, degli spazi interni ed esterni all'avanguardia come sono nelle grandi città italiane, in particolar modo in tutta l'Europa dove la didattica ha avuto un salto di qualità e noi dobbiamo seguire i tempi e dobbiamo andare verso quel tipo di didattica e lasciare un po' questa didattica dove abbiamo ancora delle strutture dove vi è una didattica frontale, non si dà modo ai ragazzi di vivere gli ambienti in un modo più libero e partecipativo. Io ritengo fondamentale che i ragazzi oggi, dopo questa distanza che hanno avuto, devono vivere il loro tempo in spazi giustamente che possono sviluppare tutte quelle che sono le loro attività. Bene, andiamo avanti allora con il polo turistico sostenibile. Tutto questo grande contenitore dovrà far sviluppare delle eccellenze grazie a una scuola di formazione dove noi, i nostri ragazzi che vogliono intraprendere il percorso della formazione turistica
potranno avere una formazione di altissima formazione per uno sviluppo di competenze che partirà da quelle che oggi sta già offrendo diciamo, la struttura turistica che sono presente sia a Pestum che a Castelnuovo Cilento, il classico istituto alberghiero. I nostri prodotti di eccellenza, il fico, i nostri vini, il nostro olio, dovranno completare il percorso in quello che è il nostro patrimonio immateriale dell'UNESCO, che sarebbe la dieta mediterranea. Continuiamo allora con il penultimo progetto che hai ideato, che hai pensato e che probabilmente svilupperai, il polo museale virtuale. Eccolo qui, davvero, davvero questo è, come d'altronde anche gli altri, un fiore all'occhiello per la città di Agropoli, Massimo. In città non siamo riusciti a sviluppare un piano commerciale che il nostro programma metterà al centro delle azioni politiche del sindaco Massimo La Porta, ma io ritengo che il centro della città deve avere un grande attrattore. Allora è venuta fuori l'idea. L'idea è quella di creare un polo museale virtuale. Che cos'è in buona sostanza? Un grande contenitore sempre per la famiglia, dove ritroviamo spazi ludici per i bambini, ma tutto un percorso che è stupendo su cinque azioni che possiamo vedere dall'immagine, che rappresentano il mare, il paesaggio, i prodotti tipici, la flora e la fauna, l'artigianato locale. Bene, allora siamo giunti all'ultimo progetto, vediamolo subito, eccolo qui. Si tratta della mobilità green, ecco, collegati davvero con l'Europa, con quello che l'Europa ci indica, Massimo, giusto? L'Europa ce lo indica anche l'Agenda 2030. Come dicevo prima, il nostro programma è fondato sullo sviluppo sostenibile. La sostenibilità è al centro di ogni nostra azione. Non poteva mancare la mobilità green. La mobilità green noi la svilupperemo con due grandi azioni: quella della realizzazione delle piste ciclabili, che verranno realizzate da nord a sud della città, in particolar modo nel percorso del nostro bellissimo fiume, che deve essere riqualificato e grazie poi a una pista ciclabile deve essere vissuto. Alle piste ciclabili che noi abbiamo immaginato, come rappresentavo prima, dall'inizio della città sino ad Agropoli Sud, grazie al percorso fluviale, noi ci immaginiamo poi gli stessi percorsi che vanno verso il mare. Allora, siamo giunti alla sezione Contattaci, andiamola a vedere dunque così anche i nostri telespettatori ne abbiano contezza. Eccolo qui con i riferimenti telefonici, l'indirizzo della sede è già attiva in via Giotto 32 ad Agropoli, Salerno, con gli orari dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, mentre il sabato dalle 10 alle 15 e la domenica dalle 10 alle 12. C'è un numero di telefono a cui potete insomma rivolgervi e poi la mail info chiocciola massimolaporta.it. E direi che Massimo è un sito assolutamente all'avanguardia, esaustivo. I nostri telespettatori potranno visitarlo, leggere nel dettaglio tutto il programma Destinazione Agropoli. Massimo, io ti ringrazio. Ricordiamo ai nostri telespettatori che probabilmente si voterà forse a giugno, no? E quindi devono essere precisi e attenti nel votare. Massimo Laporta, sindaco. Con quattro liste, poi nella lista Agropoli Giovani e tutti gli altri amici che sono nella lista Agropoli Oltre, Massimo Laporta Sindaco e Agropoli Può. Sì, grazie Gianni. È chiaro che l'invito è quello di votare Massimo La Porta al sindaco, ma è importante credere nel progetto Destinazione Agropoli, che insieme a tutta la squadra, come rappresentava prima Gianni,
abbiamo fatto un gran bel lavoro e siamo pronti ancora ad accogliere suggerimenti da parte dei cittadini, perché il programma sino al giorno della presentazione delle liste è in continua evoluzione e aggiornamento. Pertanto, siamo pronti ad accogliere qualsiasi istanza da parte del cittadino o del mondo delle attività produttive, del mondo dell'associazionismo, del volontariato. Siamo qui, del sociale in particolar modo. Siamo qui pronti al confronto, sempre giorno per giorno. Grazie Gianni e arrivederci a tutti. Grazie a te Massimo, e quindi il mio invito è di scegliere noi come gruppo, come coalizione unita all'unico candidato a sindaco che ha la potenzialità di fare davvero, davvero tanto per Agropoli, Massimo Laporta. Grazie Massimo.